Allora, siamo in diretta su YouTube. Abbiamo cambiato, adesso invece che Facebook siamo in diretta su YouTube. E salutiamo i nostri amici che ci seguono su questo canale, ci seguono anche su Facebook, insomma un po' dappertutto. Ciao ragazzi, condividiamo questa cosa per gli amici di Facebook cliccando qui. Adesso ci dice dove lo vuoi mandare. Boh. Però il link che danno loro non è che funzioni tanto bene, vero? Allora facciamo così, diamo questo, così facciamo prima un link della nostra live. Eccoci qua, scriviamo un post su iPhone Assist versione Facebook. Comunque, buongiorno, anzi buon pomeriggio, perché è pomeriggio. La diretta è sul canale YouTube. Andiamo a riparare un schermo che ha un connettore rovinato. Ma allora Gabbini, buongiorno, anzi buon pomeriggio, riparalo, buongiorno. Ok, non si apre il sito qua. Ah sì, eccolo qui. Sembrava che non si apriva perché va lento, un po' lentamente. Allora, questo qui è uno schermo di un iPhone 6 Plus. 6 Plus, no, si sta aprendo una cosa che non c'entra niente con me. Boh. Manolo Gambini, per ora. Ah sì? E beh, certo. Perché c'è una cattiva sera. dunque, vorremmo ripararlo perché è rotto e quindi non funziona. Ha due pin, mi sembra, se non 3, 4, nella parte qui iniziale, che sono partiti per le vacanze. Stiamo per le vacanze, sì, vabbè, succede. Può succedere, no? Gianni, può succedere? Dice sì. È successo, quindi adesso andiamo a fare una cosa diversa, cioè cerchiamo di mettere a posto quello che è. Sto condividendo per gli amici di Facebook, quindi un attimo di tempo che partiamo. La qualità dello stream dicono che sia buona, meno male, perché certe volte la qualità fa proprio ride. Non dipende da noi, dipende da, come si dice, da quanto sia diciamo la velocità della rete, no? A quest'ora forse nessuno sta online, ma tutti a casa saranno online, vero qualcuno, no? Allora, l'ho condivisa anche per gli amici di Facebook, e saremo anche Carlo Stizzi, buon pomeriggio. Allora andiamo a sostituire questo connettore che è un po' rotto, vi faccio accedere al mio microscopio, eccolo qui, tacchete, il connettore sarebbe questo, che vedete, ed è un po' massacrato. Ora lo togliamo quello vecchio e mettiamo quello nuovo. Via. Gradi e passa la paura. È pure spezzato a metà, lo sai Gianni? Lo sapevi già? No. Perché quando l'ho tolto si è aperto a banana, metà. Allora, vediamo un po'. Non so se è riparabile perché vedo un po' di cose. Boh. Vabbè, ci proviamo. Perché in questo caso mi sembra un po' rovinato assai. Massimo Antolucci, buonasera, era la diretta di oggi. Quella non era una diretta, era la parte del corso online, Massimo. Quella è riservata a chi vorrà far corso con noi online, online. Noi stiamo preparandoci a fare anche corsi online, poi se qualcuno li vorrà fare, useremo quella piattaforma che tu hai visto, Massimo, per svolgere i corsi in rete. Allora, vediamo di pulire qua, e se c'è salvabile lo salviamo, se no lo salutiamo subito. Oh, ok, abbiamo dato una pulita, sgrassiamo e vediamo di rifare le piazzule. Tu già hai fatto lì? Quasi? Qua. Quasi?
allora adesso rifacciamo lo stagno. Ma dove va a finire il cielo? Là dove dormi tu? Respirare sul tuo seno. Aspetta, Io sto che era benissimo. martoriato Lo so questo. che è martoriato. Ah, l'hai martirizzato te? Sì, certo. Ne sai qualcosa? E Non credo. lo so che sei miscredente, eh? Non lo ripetere, che poi la gente lo sa, pure le altre. Ah. È un po' rovinato assai, eh? Se funzionerà sarà miracolo, miracolo. Vuole un po' di frustante, se no non tira bene. Un altro goccetto qui. Mettiamo il connettore, poi vediamo. Dunque, il connettore l'ho messo qua per non perderlo. Ce n'erano due, però l'altro dove sta? Il secondo dov'è? Ne ho presi due perché c'era pure quell'altro schema da rigenerare, se non mi sbaglio, vero? Sì. Ma ne vedo uno solo, da qualche parte l'ho appoggiato, a meno che con l'aria come al solito non sia volato quello che stava
non ce n'era anche uno qua, mi sembra, ma boh. I don't know. Se tu lo vedi un blisterato così, sei stato bravo. Ah, eccolo, sta qui, vedi, l'ho messo lontano, ok. Stavolta sono stato bravo, sino qua ogni volta col vento arrivano un culo alla luna e poi toccano anche le stelle. Non funzionerà, ma ci proviamo, signor Salvatore, stiamo riparando un connettore touch, non quello per terra ma quello sullo schermo, quindi non quello sulla scheda madre. Ci proviamo perché era alquanto, alquantissimo rovinatissimo, però ci vogliamo provare, tante volte ci dice bene, si ripara ugualmente. Non credo si riparerà, ma insomma, tentare non nuoce, no? Alla salute, nuoce alla tasca, che qualcosa nuoce, insomma, su. Allora, eccoci qua, lo stiamo posizionando. Ma dove va a finire il connettore? Al bar si muore già, lo sapevi? Che fai? Al bar si muore. Ah. Al ristorante no. Sono tutti chiusi. Senti, pure i ristoranti, che cacchio, uno non può più manco mangiare, beve, insomma. Sono riuscito a finire la cena. Si può al menù A? Non sono riuscito a finire la cena. La cena, non sei riuscito a finirla? No. Oh, una volta che offrivi una cena, così buono, non ti hanno mai fatto offrire la cena. Hai capito? Che maleducati sta gente, eh. Metto quello per non farlo muovere. No, inizio con l'aria calda, poi se serve ti do una botta di aria fredda. Calda, fredda, gelata. Sì, perché se ma tu da domani fa freddo, calda. Quindi? Da lunedì, se tu gli dai aria calda e poi sì. Subito con l'aria fredda, quello si solidifica. Lo so, ma vedi che sei intelligente? Vado, eh. Lo saldo e torno. Ma dove va a finire il connettore? Magari dove dormi tu? Per respirare sul tuo seno, ecco seno. Io amo, amo. Ok, lo ripasso a mano se le permette, eh? Ma io lo sta venendo bene, eh? No, che se ne dica, si dice, può dire che se ne dica? Che se ne stia dicendo che era molto martirizzato. Forse ci riusciamo a salvarlo, eh? Tipo quando si arrivano in ospedale, quelli che sono proprio. Ah! Dice, che lo porti a fare? Che proviamo. Perché se lo passi lo fai a mano poi lo martirizzi ancora di più. No, mica mi chiamo Gianni io. Grazie. Scusi, era giusto per distinguere. Ah. Io non lo martirizzo, lo cristianizzo. Sì. Perché i primi martiri erano cristiani, devi sapere Gianni. Stasera Massimo, pesce, ha detto che offre pesce, va bene già? No, okay. Stasera non ci vengo. Fai una cosa, porta tutto il surgelato qua che se lo mangiamo qua, non ti preoccupare. Cucina Gianni tanto. Porta il pesce, porta però quello buono, pesce spada, pesce tagliente, pesce. No, tutti i pesci. Vado, eh? Li posso martirizzare? Però mi avvicino perché quando mi avvicino lavoro meglio, capito già? Così, questo si può pure togliere perché il vento non c'è più, quindi non c'è più la brezza mattutina. Ok, allora, più vicino stiamo, meglio mi sento, capito già? Ok, vado? L'ammazzo e torno? Voilà, vado, eh? Allora, partiamo da questo qua soprattutto. Come dico a te Gianni, no? Se tu ti tieni qua, cioè stai su questa parte iniziale, non martirizzi niente, capito già? Ma solo saldi. Se invece vai dentro, vai troppo dentro, stai sul ring, mi stai guardando con odio. No. Invece che ringraziarmi che ti sto insegnando. Sto guardando che stai di... Lo vedi che sto saldando. Fa una cosa di giusta, sì, tutte e due. Ma così, guarda qua, così. Ho capito. Non devi andare dentro già, perché se vai dentro poi ti fai male. Alla scheda, non a te, eh. No, lo dia sto connettore. Si sposta di su, grazie. Continua. Questo è il gioco del piedino, si chiama. Piedino qua, piedino là. Ricordati, come diceva un certo Forrest Gump, che la vita è come una scatola di cioccolatini, eh? Non sa mai quello che ti capita.
Uno ha saltato, No, questo non eh? l'ho Sì. saltato. Tu ti devi fare un paio di occhiali nuovi. Vabbè, Questo è brutto. mica ho mai detto di essere bello. Al limite è interessante. Sì. Un tipo, no? Un tipo stronzo. Beh, ci ha avuto un buon maestro. Sì, eh. Non so se sei stato maestro in questo almeno, no? Ok, ancora tre e questo lato è finito. No, quattro, va. Vabbè, i 5, chi ci perde, ci perde, su. Ok, questo lato, E là sono questo lo registrato possiamo fermo. anche togliere perché l'ho messo sempre per non farlo muovere. Facciamo, adesso, siccome io sono sempre destro, lo giro. Perché facciamo giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per su. Questi ragazzi dicono che non funziona, io dico che questo funziona, è culo, eh. Mi era molto martirizzato Gianni, eh? La prossima volta che ti martirizza qualcuno, chiama Massimo, no? Vado. Madonna quanto frustrante che ci ho messo. Vabbè, meglio abbondare con difficilare, no? Giusto? Guarda un po'. Eccola, è lei la piazzola. Bene. Ok. Che ha detto devo guardare? L'ho No, guardata. a Aspetta posto, a posto. che lo leggo perché si muove un po' troppo. E quando si muove troppo non mi piace. Già finito lo stagno, porca miseria. Tu lo mangi sto stagno tu, eh? Ok. Ma dove va a finire il cieco slovacco? Beh, ma si poteva mettere anche un display nuovo, ma questo era quello suo, originale. Era originale a proposito. Magari era già stato cambiato. E mi sta fa pure a perdere tempo a ripararlo. Vabbè, comunque sia. Che stai sbuffando? Devi sbuffare. Come una ciminiera. Tu ti fermi sempre sul piedino, già vedi? Piedino Vedo, su, va benissimo sto gioco, no? Mancano pochi pin e abbiamo finito, eh! vedo. Quello me ne ero accorto già da solo prima, eh. Tante volte non sapevi, io ti sto erudendo. Invece che ringraziarmi sbuffi, Ma oh. no, che ti ho detto? Io ringrazio sempre, pure Ah quando sbuffo, penso. sì, se una sbuffa ringrazio? Sì. Ah. Fatto, mancano solo 3, 2, 1, 0. Fatto Gianni, gli do il tocco magico del maestro, sai qual è, no? Sì. Qual è il tocco magico del maestro? Quello del La maestro. sbuffata di acqua, aria calda, no? Dopodiché Esatto. sta a posto e te lo puoi pure andare a prendere e se funziona è tutto merito tuo. No. Ah, era merito mio? Sì. È Insomma, mo. merito alla diretta. Vado, l'ammazzo e torno. Ma mo torno, vado a scongelare il pesce. Bravo, porta. Oh, se ti mando naturalmente il foglio per via per stampare per dire che stai facendo una missione. Una Impossibile. missione importante, scusa, che ci può portare il pesce così? Dove cacchio sta, eccolo. Oh, sembra che era stato sempre qua questo connettore, Sì. vero già? Ok, io dico che funziona. Io dico Non perché pure. l'ho saldato io, ma perché è venuto bene, per culo, capito? È tutta fortuna. Ce n'era un altro che ho detto a posto, vero? Ma già pure quell'altro? Ma quell'altro. Lì, dai, su, dammelo, su. Sì, questo provalo, se non fa le righe, scalda sotto e non for... Lo sta. Perché Niente. mi stai a guardare? Lo sta... Mi fa vedere che funziona. Aspetta, ora vediamo, fallo freddare. Devo cambiare pure questo? E Non so sono se due ragazzi, eh? serve quello però. Vediamo. Io dicevo che faceva le righe. Vedi che già l'ha ammaccato, poi lasciamo stare, già l'ha ammaccato qua e là, vedi? Sì, alunni di oggi. Gliel'ho dato quasi nuovo, lo vado a comprare Cioè, capito? là. Tieni, lascia stare, questo non è proprio rotto, tieni. Ah, ecco, vedi. Tenga! Se lo prenda! Se lo prendo, Se lo tenga! ma comunque Se quando vai lo... a mettere fai righe. Quello pure? Già l'hai provato? Sì. E allora perché non me l'hai detto? Perché te lo Ma tu lo dico? inserivi male. Ecco, Aspetta, certo. lo inserivi quando c'era il connettore quello rotto però, eh? Quello vecchio. E allora? Non lo sai se fa correre le righe. Se lo fai lo cambio, non è un problema, eh? Lo cambio io, non è un problema. Ragazzi, buona serata, abbiamo inaugurato i corsi online. Giustamente Massimo ha dato un'idea che andiamo subito a mettere in atto, che facciamo la diretta attraverso un'altra applicazione. E mo vi spiego come. Oh, puoi spiegare come a questi ragazzi che non hanno capito? Ma io neanche ho Ha detto capito. di fare la diretta quella lì su questa applicazione. Si può fare?
Un attimo solo che lo facciamo, eh? Vediamo se lo prende però, perché non è detto che lo faccia. Capito, Max? Vediamo, eh? Io ci provo. Tu ci provi, egli ci prova, noi ci proviamo, essi ci provano. Buonasera a tutti, c'è anche Luis Galluzzi. Allora, adesso noi apriamo l'applicazione che serve per i corsi online e la avviamo. Leggi le domande frequenti. Sta buona, cucciate. Ok. Allora, abbiamo un invito, si chiamano inviti, ti invito a partecipare, perché quando c'è un meeting uno invita la gente a partecipare, no? 2 anni fa l'ho fatto anche io un meeting con i corsisti, non sono venuti tutti, ma insomma, è che nuovi e lì abbiamo affrontato una tematica molto attuale, che era quella del, come si chiama quella tematica già? Tu che lo sai? Io so tutto. Tu che non lo sai, na 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 na. Allora, adesso siccome qualcosa sto usando io, qua gli faremo usare una cosa che non sto usando io. Andiamo a fargli usare questa. Se funziona, ma vediamo. Tu che ne sai. Un attimo che sto. Adesso volevo avviarlo per farvi vedere, perché non è detto che tutto funga, perché se uno lo sta già usando una cosa non si può usare doppio. Allora, l'applicazione sarebbe questa, vediamo se si vede. Allora, via, diciamo che voglio catturare una fonte multimediale. La chiamiamo corso online, che corso online. Perfetto, adesso vediamo se ce l'ha la cattura, perché non è detto che lo faccia. Allora, file locale, non è un file locale, ma è qualcosa di non locale. Input, no, allora non si può fare, ragazzi, perché questo qui lo farebbe in modo diverso, non è fonte multimediale allora. Devo vedere su questo programma cosa ci si può aggiungere. Cattura una finestra, cattura lo schermo. Vediamo se no. Fonte multimediale non è. Presentazione di immagini nemmeno. Questa cos'è? No, boh. Non saprei come farlo attraverso questo, eh. Vito Lo Sacco, buonasera. Va Giovanni, funziona? Ma non si accende proprio? Come? Non si accende? Telefono parte, ma Non si vede nulla sullo schermo? no. Ma l'hai collegato bene, No. vero? Ah, ecco, lo sapevo. Collegalo bene. Noi intanto, ragazzi, a parte il connettore touchscreen, abbiamo qui un iPhone X che ci è stato portato completamente moruto, morto. Stiamo vedendo se può riprendersi. Che è successo? Metti Devo tu? vedere io. Mettilo tu, Stavo io non so inserendo i guanti cavarcela. un attimo solo, che diciamo che lavoro meglio senza guanti, ma in questo periodo con i guanti mi sporco di meno. Allora, tu l'hai scaldato sotto, Sì. vero? E si è inserito bene? No. No. Non l'hai già rovinato, no? Sì. Io ti picchio, eh. Ho già rotto, Quale? Sotto o sopra? rotto. Tutte e due. Ti picchio, eh. No, sono nuovi, mi sembra. Ma ci ho messo il frustante là. Ma che ci ho messo il Io frustante? vedo il frustante. Fammi vedere, va. Che tu. Ci sta, eccolo là, non vedi che è bagnato? Sì, ma non è frustante, io non ci ho E messo il che frustante. cos'è? Oh, sembra L'ho pure frustante. lavato, pulito. Quello è frustante. Ok. Va un po' meglio. Ah, ma diciamo che fa schifo. È buono. Ma è saldato, sì. Aspetta, No. io non ti conosco, io Io ho non so detto chi di no, non sei. ti ho detto di sì, eh. Allora. Tu che ne sai? Tu che ne sai? Ma. Si può dire mach? No.
Vediamo se gli ultimi, perché gli ultimi non mi convincono. Anche se dice qualcuno che gli ultimi saranno i primi, però questa cosa mi convince. Vediamo col multimetro se mi dà 1003 da quelle parti. Vado, qui. Capito già? Vedi che non c'è sta niente qui. Qui 1003. non c'è sta niente. Qui non c'è sta niente, lo sapevo. Non so perché, ma lo supponevo che non c'era niente. Vediamo se è come penso io, che invece là ci doveva essere qualche value. Value. Questo cos'è? Un 6 Plus, giusto? Pronto? iPhone 6? X. Sapevo che era un iPhone 6X. No, quello che c'ho davanti agli occhi è un X, che non c'è niente, perché è quello là che sto riparando. Questo è un 6 Plus. Ragazzi, apriamo lo schema perché mi sembra che lì ci devono stare dei valori che adesso non ci stanno. E ci dobbiamo riportare, se no è chiaro che non si accende, non parte, eccetera, eccetera, no? Vediamo il connettore qui, intanto se è rimasto ancora in integro, indatto. Insomma, sì. L'ho saldato bene, sì, grazie, complimenti, grazie. Gli ho fatto gli autocomplimenti, eh. Tu che ne so, bambina, questa la prista ci mette 3 anni. Tu, ehi, davo, che ci abbiamo da fare? Ecco, si è aperto. Allora, adesso andiamo a fare questo. Il connettore touch screen, qui. E Qua, eccolo. non l'ho trovato. È giallo, non lo capisco. Sono abituato a vederlo marrone, questo è giallo. Allora, gli ultimi pin, Gianni. Gli ultimi 4 devono essere intorno ai 1000, no, gli ultimi 3. Invece 1600, 1600, no? Intorno ai 1300 ho detto, 1600 va bene uguale. E il numero 5 era bip ed era giusto. Allora, il numero 5 era bip, no? Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Oh, perché non suona più, no? Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. 1600 ci sta. 1600. E questo può andare. 1600, 1600, dall'altra parte per curiosità, tutti e 4 da 1600 pure qua, no? Giusto? C'è 1600, 1600, 1600, tutti quanti ci stanno, già visto già. Questo ci sta. Poi ci sta il bip. Non c'è manco il bip. Questo se spingo forse, se lo busso, forse arriva. Senti, questo è andato male. Vai a Davvero? saldare bene il suo connettore, non fare Davvero? scatole, va. Non tocca, non fa nessuna. Oh, prenditi questo. No, Lascio là. non fa perdere tempo con le cose che non sai saldare. Allora, ragazzi, qui eravamo a riparare un iPhone X che ci hanno portato rotto perché ha fatto una piccola caduta, in pratica dal decimo piano. E noi abbiamo già riparato la parte di sopra, che sarebbe questa, perché questa pure non funzionava. Non si vede? Aspettate un attimo che allargo la camera. Allarghiamo la camera un attimo, che sto allargando. Non abbiate fretta. Cioè, il microscopio. Stavo dicendo questo, che il top layer era rotto, l'ho già riparato. Questo funziona e l'ho verificato col solito metodo del dividi e timpera, no? Lo sapete il metodo mio, no? Dividi e timpera, cioè se separi, controlli quale funziona e quale no. Questo è ok. E questo che non è ok. Allora, c'era un componente in corto che stava qui, che per chi fosse come voi, lo so che siete molto bravi, addentrati nella cosa, saprete che questo IC si chiama UUUUUUU 3004. Sta qui, l'ho tolto. Ora stavo dando un'occhiata alla scheda per capire, dopo che ha fatto quello, stiamo a posto, perché io ho fatto una prova, se il telefono partiva, adesso parte. Ma non parte completamente, sta in loop. Dobbiamo eliminare il loop. Perché sta in loop? La domanda è questa. Intanto abbiamo trovato qualcosa che non va. Cliccando sui layer, siamo arrivati al layer che si chiama, dunque, come ti chiami? Top S109, Top S109, e abbiamo trovato un valore che non dovrebbe essere quello. Il top layer, questo qui, dovrebbe avere valore 500 di RSM, sarebbe di resistenza a massa. E invece abbiamo trovato, che cosa? Abbiamo trovato 1000 passa e non va bene. Quando si trova un valore in questo modo, cioè che invece di un valore c'è il doppio, il triplo, il quadruplo, intanto vi condivido lo schema, è questo. No, non è questo. Un attimo solo, questo è layer, diciamo,
multilayer. Invece volevo condividere quello normale, che è questo. Ora, quello lì che è evidenziato in rosso è il, se ti sposti di qua, ecco, quello evidenziato in rosso è quel layer che vi stavo dicendo, il S160, se non sbaglio, sì, con scritto, vedete, 500. Invece qui sulla scheda troviamo 1000 passa e non va bene. Finché era 6-700 poteva pure starci, ma 1000 passa è un valore sbagliato, e quando c'è una cosa del genere vuol dire che non c'è nulla, quasi nulla sul collegamento. Allora, infatti, se vado a misurare adesso, dove stai? Mi ero perso la scheda, eccola qui. E gli dico, mi dici quanto c'è qui? Che faccio? Lo ristacco? Che è questo, invece che darmi 500 mi dà 1500, quindi due volte di più. Dimmi, no, Lo ristacco? lo potessi aggiungere stagno, poi non pensi di non saperlo fare, stacca e metti più stagno, se no scende ma non tocca, tocca benissimo dalle altre parti, ma da là l'ho visto, perché sai quando si rimangono tutte dorate, proprio dorate dorate, e Sì. appena sollevato non va bene. Ok, ciao Flamur. E allora, quindi adesso stavo cercando di capire, stavo indagando, per dirmi come mai questo valore è così alto. Allora, questo valore qui, su questa scheda, c'è odore di pesce, Gianni. Lo senti? Ehi, lo Sì. senti l'odore di pesce? Questo è Massimo che sta portando il pesce. Sta già l'odore qua, lo senti? Sì, già squagliato sto Già qua. la, che cosa? Il connettore? Eh? Ah, allora sei bravo. No, no, non manco toccato. No, si è toccato da solo, quindi e vabbè, ok. Allora, stavo dicendo, ragazzi, che dobbiamo capire perché. Allora, intanto facciamo un resoconto. Allora, questo layer qui va direttamente sul connettore del touchscreen che sta qui in fondo. Ci spostiamo infatti sul connettore. Eccolo qui, J5008 è il connettore, e va a finire su questa FL. FL 5847, ok? Allora, la problematica è questa. Siccome questo connettore va solo lì e non va in altri posti, sto parlando di questo livello, perché se poi andiamo a vedere sullo schema, questo andrebbe anche da quest'altra parte sulla CPU e su altri componenti, ma questo qui, questo layer qui, abbiamo detto che funziona, no? Quindi non ci interessa andare a vedere lì, anche perché quando misuriamo qui, questo valore è relativo solo a qui, non anche a quell'altra parte, all'altro livello. È chiaro? Sì, spero che sto spiegando bene, perché se non sto spiegando bene è tutta colpa di Gianni, ok? Va bene. Se hai capito, non dica la colpa eventualmente. Ora, il connettore è questo qui, J5800. La FL è questa. Bisogna vedere a questo punto da chi dipende, perché la FL poi è collegata a sua volta a che cosa? Vediamo, a un condensatore, mi sembra. Quindi la teoria sarebbe questa: o la FL o il condensatore stanno lavorando non proprio bene, altrimenti questo valore non sarebbe così alto, ok? Detto ciò, andiamo a indagare chi potrebbe essere tra i due litiganti. È sempre il terzo che gode, però boh, sarà il quarto. Dunque, allora, quindi la SFL è la quarta in questo frangente, e poi il quinto è il condensatore. Bene, adesso ci avviciniamo a questi due e li facciamo buh! E li spaventiamo, no? E cerchiamo di, insomma, di riparare il problema. Allora, ci mettiamo sul microscopio. Abbiamo già visto che il problema sta qui, c'è lo schema accanto. Dovrebbe stare qui perché il valore è così alto che ci fa pensare che il problema è in questo punto. Che cosa è caduto? Ho sentito qualcosa che cadeva. No. Già mi sono caduti 5.000 euro, poi me li ritagli, grazie. Sono cascati per terra, non ti preoccupare, che poi me li ritagli, tranquillo. Allora, dunque, io agirei in questo modo. Se voi siete d'accordo, ditemelo. Se non siete d'accordo, tacete per sempre, come nei matrimoni, no? Io direi di staccare quella FL, di prelevarla e vedere che succede. Volevo vedere se il valore aumenta esponenzialmente o se invece si abbassa. Di per sé, togliendo la FL, il valore si dovrebbe azzerare. Ok? E
E così possiamo capire che se il condensatore e la FL che stanno facendo problema. Intanto diamo così una testata veloce anche al condensatore. Il quinto, no? Sulla linea. No, il quarto sulla linea, perché il quinto, scusate, sulla linea. Allora, 2, 3, 4 e 5, questo qui. Allora, da qui mi dà 1004 e di qua bippa. Ok, quindi di per sé così sarebbe molto anormale. Andiamo a rimuovere la FL. Vediamo se ci cambia quelque cosa. Se cambia qualcosa. Sto cercando intanto un tweezer. Dunque, questo dovrebbe essere buono. Vado. Allora, pensandoci bene, voglio togliere prima il condensatore. Abbiamo tolto. Allora, ce lo mettiamo da parte, si sa mai. Adesso andiamo a vedere il valore, com'è cambiato. Ma dove sono? L'universo dei suoi occhi avevo ignoro. Salutiamo Intellig Elettronica, che dice che oggi rimane a lavorare in laboratorio. Va bene, fai bene. Fai bene, fai bene, fai bene, fai bene, applauso. Allora, applausi. Ho creato un posto dove attaccare il condensatore e ce l'ho collocato. Allora, che valore avremo adesso che abbiamo rimosso il condensatore sulla linea? Avevamo 1005, dovremmo avere 500. A quanto siamo adesso? Vediamo un po'. Allora, qui giù. Abbiamo sempre 1005. Sempre 1005, ragazzi, non è cambiato nada. E allora andiamo a rimuovere anche la L. La E. Ok, via, portiamola a casa pure questa. E sono due. Adesso il valore, quant'è? Misureremo sulla piazzola. Non essendoci nessun componente, il valore dovrebbe essere cambiato. Non può essere ancora 1400, no? Perché non può essere solo
La sola piazzola che si dà il vapore da solo, no? Ah, vediamo. Ragazzi, indovinate quant'è? Qui è a zero perché non c'è nulla. È ancora 1400! Assurdo! Non c'è nulla sulla linea. Come fa a Non essere si vede una 1400? ceppa. Chi è che dice che non si vede una ceppa? C'è qualcuno che sta So. sul collegamento online? Sì, io sono Massimo, ma tutto nero. Massimo, ma ti ho detto che non sapevo come metterlo qua. Adesso lo metto, dai. Perché devo Faccio. metterlo io, capito? Vabbè. Riesco, riesco. Ciao, ciao. Aspetta, aspetta. Ormai mi hai chiesto. Non vuoi più? No, no, Caricamento fisico, web eh. cam in corso. Un attimo solo, ti Eccoci. faccio vedere che lo attiviamo. Si vede adesso? Sì, si vede la scherma, una E schermetta questo è quello che piccola. stanno vedendo gli altri in diretta. Poi se io lo allargo, tu lo vedi a schermo pieno. Quello che prima vedevi a Sì. schermo normale. Aspetta un attimo che C'è ti un, faccio. c'è, Come dici? c'è anche una, c'è anche un altro, c'è anche Alberto in linea, Ci perché ha stai parlato. adesso? Adesso lo vedi a Perfetto. schermo Sì, pieno? ci sto, io ci sto. No, no, dico, si vede a schermo pieno? Sì, Questo perfetto. è quello che stavi guardando su YouTube, ma adesso lo stai guardando da qui. Va Capito? bene, va bene. Sto qua, Aspetta, numero voglio vedere un attimo se c'è un'applicazione davanti alle scatole, perché mo, essendo che lo sto facendo in modo diverso, voglio sapere perché se. c'è anche il riquadro con la scritta tua. Probabilmente pure tu, piccolino, come se fossi anche tu in diretta. Cioè, sotto c'è Normale, lo. è normale, pure io faccio parte di questa ditta. Vabbè. No? Sì. Aspetta, volevo vedere l'ID della diretta perché mi serve per connettermi. Senza ID, adesso cambio un attimo schermata perché qui c'è il codice da utilizzare che è quello che utilizzate voi quando entrate. Puoi entrare anche così, questo numero qua. Capito? E chi ci vede? È troppo piccolo? Vabbè, dai, ma tanto io ho messo l'applicazione, c'è scritto collegati alla diretta con Giuseppe Mignanelli. Ho preso, ho cliccato e sono entrato. Sì, no, no, lo so, perché l'avevo aperta per vedere se era possibile farla entrare da lì. Ora sono entrato anch'io. Ritorno nella dashboard, riallargo lo schermo per vedere come si vede, perché insomma si vede benino, sì. Ci Sì, stai io pure vedo tu, bene. sì, ci stai anche tu. Ma dove sta però lo schermo condiviso? Il tuo alla mia sinistra, che ne so, piccolino, però è tutto grigio. C'è soltanto scritta Giuseppe Vignanelli, ma non si vede niente. E sotto è come se io avessi lo schermo dell'iPad, Aspetta, vediamo, eh. Ah sì, sta diviso qui, è in vero, due. sì. Sta qui, se cambio pagina vedo tutto, sì. Vabbè, quindi va bene, si può vedere. Ah, sì. Pensavo di no, invece no. Questa adesso sarebbe la mia diretta su YouTube proiettata sui corsi online. Ah. E tu puoi commentare e ti senti anche sulla diretta. Anche chi c'è? Anche Alberto, no? Anche lui può commentare e si sente. Anzi, Sì, se metti mo, Massimo. ce n'ho uno solo da iPad, non c'ho due iPad da mettere No, uno su tu. YouTube. Ci siete tu, Ah. Alberto ed io, no? Sì. Capito? Sì, ciao, ciao, sì, ciao. Si è sentito Vedi? adesso il ciao pure di Alberto. Comunque, io continuo a riparare. Stavo dicendo, no? Che qui ancora stiamo a 1400, impossibile. Non c'è niente sulla linea. Possibile che mi è sfuggito qualcosa? Questo è molto alto come valore e quindi non va bene. Vado a vedere sul software come mai ci sarebbe questo valore così alto. Allora, sto sul J5008, la FL l'ho controllata. Mi riporto sul bordo. Dove era il valore sballato, il 500 famoso, che è questo qui, S109. Vedi, io mi ingrandisco pure l'immagine tua, se ne vedo benissimo, guarda, Beh, porca miseria. certo, con l'iPhone non lo puoi fare, no?
No, sto con l'iPad, sì, con l'iPad. Sì. Questo 500 c'ha di valore. Ma L'S109. Con l'iPad, con l'Android. Sì, sì. Tutti possono... È scritto 500, però io riscontro 1500, capito? Ed è strana la cosa, perché poi qui il collegamento, quando vado a vedere qui sotto quali sono i collegamenti, è solo qui, non ci sono altri contatti. Tranne che poi dall'altra parte avete contatto con la CPU, ma adesso la CPU non c'è, ed è normale che io non vado a vedere la CPU. Qui c'è solo l'S109, poi l'A1100 che non sta qui. L'U3007 non sta qui. L'U3007 che non sta ugualmente qui. Poi c'è l'U1000 e la V. Però aspetta, qui c'è qualcosa che non mi quadra. Sai che cos'è che non mi quadra? Perché questo layer qui va a finire anche sulla FL. Qui non è citata per niente. C'è qualcosa quindi che non è fatto. Che salta. Qui. Dove sta la FL? Salta. Forse è qua sotto, vediamo, ho visto comparire una cosa ed è subito scappata. Ecco qui. Ah, adesso ci sono. FL, eccola là. Una resistenza, ecco, forse è questa resistenza che non va. A 501. Vediamo dove sta, se è quella che ha tolto non c'entra niente. Vediamo dove sta. La resistenza, eccola dove sta. Questa sta su questo layer. Ok, questa non l'avevo vista prima. Vuoi scommettere che questa resistenza va a finire su questo qui, sull'U, dove sta? U3000 e qualcosa, eccolo qua sopra. U3100? 3004, perché quello manca. 3004. Quindi se fosse ciò, è normale che il valore è alto. Chi ha scritto di voi sulla chat? Vedo che ci sono messaggi, vediamo un po'. No, sto... Alberto ha detto ciao a tutti. Ok, ciao Alberto. Allora, vediamo se va a finire sul 3006. Clicchiamo la resistenza. No, va a finire sotto la base band power e basta, no? Yes. Quindi potrebbe essere o che manchi questa resistenza o che la base band power cambia il valore. Ah, poi aspetta, quando ho cliccato la resistenza dell'altro capo si è acceso mezzo mondo. E tanta roba si è accesa. E tutti stanno sui 290 come valore. Come va? Qui c'è Gianni, eh? Hai preparato il pesce? Non si vede. Sì, ho messo a scongelare, guarda. Meno male, va. Aspetta un po', qui, Vi faccio il foglio che potete venire qua a cena stasera. Va bene, è un po' spostato verso destra già, No, leggermente. Ah, l'hai visto allora? Però qua gli ultimi due non toccano, Che cazzo, non tocca. Ah, e anche gli ultimi due di qua non toccano, ripassali. Non ripassai, ho capito, va. Levati, va. Ti metti lo stagno, ripassati, che quello non è mica la verdura, sai. Si vedono che non toccano. Ma come non si vedono? Guarda. Ma guardati, toccano. No, guarda, non toccano quelli, ti assicuro. Oh, se ti dico una cosa e la affermo con certezza, questi due qua, anzi tre, non toccano per terra. Ti vuoi giocare qualcosa? No, basta. Quanto devono avere quelli là? Che cazzo, mi lascia. Non sono argentati, Giuseppe. Il nostro ragazzo che non capisce. Non sono argentati. Guarda, lo posso anche zoomare da qua, vedi? Non sono argentati e stanno pure spostati. Hai capito? Sì. Non ti offendere. No, non mi offendo. Ok. Che si offende? Guarda, questo non c'ha un cazzo. Vero? Com'è che non c'ha niente? Perché hai spento il multimeter, tanto non c'è un cazzo uguale. Ah, scusa, non ha nulla. Vediamo, Questo. Hai visto? 1003. Questo. Hai visto? Guarda. 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 Questo il secondo sicuro, il primo io li ripasserei tutti e tre. Ma infatti tutti e tre. Rispondi. Io. Perché questo non squilla? Ehi, amico. Si è scaricato. Che telefoni di merda che c'ho io. Vabbè, ma oggi è sabato pomeriggio, chi è che mi chiama questo? Se è mia sorella è un conto, se no va a fare.
Non so se mi sono spiegato, no? Non la conosco. Sabato pomeriggio non devono chiamare. Questo continua a chiamare, non gli rispondo perché se è un familiare sì, ma sabato pomeriggio Claudio Barino direbbe passerotto vaffanculo via. Lo dice, parlagli in arabo, Giuseppe, inizia a farla in arabo così si spaventano. Ah, gli parla o in cinese, chiudo, in, no? in cinese, parlagli in cinese, in cinese così. Lo so, il cinese non parla tutti a mente. Sai, si spaventano. I cinesi me lo sono parato. Posso ripassare i piedini? Grazie, scusi, eh. Se mi permetto di ripassare i sovedini fatti male. Ok. Invece che ringraziarmi, capito Massimo? Sì. Me ingrugna. A chi tocca? Non si ingrugna. Già. Oh, non ci va lo stagno qua, eh. L'ho messo troppo dietro, devo metterlo un po' più in punta. Che sei raffreddato, Max? Io? No, no. Sento che fai... No, fortunatamente no. Ah, ma stai ringhiando a Gianni. Bravo, ringhia. Ma non tacciava già? Chi ci ha messo? Ah, non ce l'hai messo. Non ci ho avuto il coraggio. Ok, io ho ripassato quelli. Questi qua pure li vedo male. Posso mettere pure qua un po' di stagno? Sì, per me ce lo metto pure tutto. Oh, comincia a fare l'antipatico, il velocipatico, insomma, quella roba lì, eh? Ok. Qui c'è tutta la gente che sta commentando e sta parlando di te, vedi? Al di là della FL ha detto. Vedi? Vabbè, non ce n'è più a me, non me ne al di là della FL, no, è del filter, no. Non ce l'hanno con te, ce l'hanno non con me. Non mi interessa. Sicuramente quell'altro tecnico adesso ho scoperto casualmente, perché c'era quella resistenza che non si vedeva, ma guarda su cosa se ci va lì sul sente già. Dappertutto va tranne che là. Pietro, buonasera, buone suare. Li senti questi che stanno sul corso online? Se volete fare un'esperienza di corso online vi do il numero. Mi mettete l'applicazione e vedete come si chiacchiera con me da lì, come si vede tutto quanto. Ci sono anche le ragazze col tutù. Ah, non c'erano? Hai tolto le ragazze col tutù? C'è tu, fratello. Ci stanno le ragazze pomponne. Eh? Ci stanno le ragazze pomponne. Le pomponne ci stanno, col tutù, no? Gianni, ma le tolte? Ti ho detto di mettere che quelle invitano la gente pur di vedere come sono fatte le ragazze partecipano. Ha regalato il tuo fratello. Ha regalato il mio fratello. Ah, se ti sente. Quello si è già trovato da solo. Perché c'è bisogno di regali tu, eh? Eh sì, eh. Vabbè, facciamo conto che già quest'altra parte funziona. E com'è? Che ne so, perché mi sono stufato di passare via, solo che fai tu. Sì, certo. Scusa, prenditi una responsabilità ogni tanto, eh. Hai fatto la parte più facile. Hai capito? Hai capito questo? Avete capito questo? Mo condivido su YouTube il link al collegamento, è così chi ti vuole fare la prova di entrare nel mio GoToMeeting dei corsi online lo può fare. Un attimo che vi metto il link, eh. Parlo di quelli che ci stanno seguendo da YouTube. Oh, come si fa? Più stiamo meglio stiamo. Come dici? Più siamo meglio stiamo. Questa è la mia piattaforma, ragazzi, l'ho inaugurata, ci faremo i corsi online. Per adesso potete guardarci così. Poi se entrerete e non siete invitati vi caccerò fuori, è naturale, no? Perché potranno partecipare solo quelli che sono stati invitati. Adesso ce ne sono 4, anzi 3, perché io sono doppio, poi gli altri sono 2.
Alberto, no, sono tre senza di me, vero Max? No, ah, c'è anche una donna, Alessandra. C'è Alessandra chi? Oh, Non lo so, si chiama Alessandra, posto? che ne so. Alessandra. Ma davvero? Eh sì, siamo Alberto. io, te, Giuseppe, Alberto, Alessandra e Chi è Cyberassist. Giuseppe Mo? Sei tu. Sto scherzando, sì, c'è una certa Alessandra, sì. Ok, vabbè, intanto continuiamo. Stavamo cercando di vedere che qui è venuto questo ragazzo, voleva far vedere se funziona il touch di questo telefono. Io stavo riparando un ictus, eh. Allora, mi dai lo schermo? Mamma mia, c'è qualcuno che c'ha la televisione accesa. Dai, dammi sto schermo, su, forza. Come non ce l'hai? E questo cos'è? Non ce l'hai? Che vuoi con No, quello? niente, Ah, niente. beh. Ti do una scaldatina per farlo entrare? Sì. E una bussatina? Sì, fa quello che ti pare. Già sono le 6? Ecco, arrivato. Senti, lasciateci andare, che ne sono fiero. Sono con un italiano Non è vero. vero. Che c'è? Hai sei Alle che ci 6 c'è sta sempre quello beccando. che canta qua. Da voi chi è? Ecco. La partita c'è. Ma ricordi Max, sto da te c'è musica, sì. quello che canta alle 6? No, io che Aspetta devo solo un fare? attimo. Dove è la pasticca? Non lo senti? Non rispondi? No, Bravo. anche perché non è il mio. E di chi è? Non era E tuo? allora? Di chi era? Io non c'ho l'Android. Vado, eh? Si è aggiunta un'altra persona, Giuseppe. Com'è? Si è È entrata aggiunta un'altra un'altra persona? persona. Ok, benvenuto. Sì. Può parlare se vuole, dirci chi è. Io rispetto l'anonimato. Mica ho detto il cognome, il nome. Allora, Salvatore si andiamo ad chiama. alimentare questa scheda. Accendiamola. 3, 2, 1, partiti. La mela c'è. Non ci sono le righe. C'è positivo, no? Se c'erano le righe, basta che erano juventine. Bianca e nere, no? Siamo italiani. Stiamo testando questo Dovresti qui, togliere abbiamo saldato il connettore l'immagine del touch. coso del programma. Funzionerà? I don't know. Intanto sta partendo. Ti ricordi la password? Ah, è senza password, vero? Ce l'avevi la password, dico. Apri Giuseppe, togli finestra. l'immagine Buongiorno del Italia. Wish Ma sì. com'è che ci metto questo tempo già? Era così pure prima. Fateci andare. Ragazzi, potete Giuseppe, parlare se volete. Dunque, qui c'è un messaggio. Qualcuno avrà detto qualcosa? Vediamo un po'. Ups. Salvatore, no, buonasera. ma Buonasera, Salvatore. Che è successo? È sparito? C'era il codice? Eccolo. Entriamo. Sta in cerco già. Che significa quando sta in cerco? cerca. Cerca una ragazza? Sì, ma nessun servizio. No service, mi sa che non c'è il modulo, sai? Me sa però, eh. Ma era così? Allora, vediamo un po'. Ho provato a cliccare, ma non mi risponde. Aspetta, c'è nessuno secondo me, eh. Cambia schermo, basta. Mica possiamo stare. A parte che c'è cerco, l'abbiamo visto, eh. Non so cosa cerca, ma c'è cerco. No, non touch, già. No, touchscreen. Alberto, buonasera e buon lavoro, visto che lavori in un centro. No, vedi, nemmeno il multitouch c'ha. Non è andato a buon fine. Cosa? Il touch, probabilmente per terra dovrebbe essere andato bene. Facciamo una prova, vediamo se è lo schermo o è il touch. Prendo una mia scheda che funziona. Se il touch risponde, vuol dire che è la scheda, che non c'è stato il buon connettore. Se invece non risponde, vuol dire che lui non vuole rispondere. Vuole mantenere l'anonimato, ok? Mi ha seguito già? A Sì. posto. Ragazzi, state seguendo le spiegazioni che sto dando a Gianni? Tenga.
non rispondono, non stanno seguendo allora. Allora, nella chat ci ha salutati Salvatore e lo salutiamo. Quello della S è Salvatore, ok. Io dico che la schiena è il touch. Il touch che significa? Il connettore, va bene. È proprio lo schermo, vuoi dire? Giusto? Vediamo. Giuseppe! Ti devi sbilanciare pure, Non è lo schermo, su. Allora sei tu? Sì. Giuseppe, vuoi la prova? Ok, questa è la prova provata. Metto la scheda. Se la mia funziona, lo schermo fa anche il touch, vuol dire che è là, no? Dovresti togliere l'immagine del tolgo applicazione. La WinGC, ok. Bravo, perché non si vede, se no. Va bene? Ok. Si vede meglio? Certo, si vedeva meglio stamattina, però vabbè. Allora, accontentiamoci. È un video di un video, quando è video diretto, lo so, certo infatti, che si vede meglio, Ma adesso è solo per dare a chi sta guardando, diciamo, un'anteprima di come funziona. Sì, sì, anche perché sotto si vede pure la barra dell'audio che tu hai, tutto quanto. Sì. Back, sì, Logitech, perché sarebbe che adesso state guardando la diretta della diretta. Non sarebbe come lo vedrete realmente, no? Sì, lo so, l'ho visto stamattina come si vede realmente, si vede perfetto. Angelo Marche, buonasera. Entra un po' a banana, Un po'. Sto cercando di farlo entrare. Uè, voglio, che vuoi? Niente. Per 50 euro quanto vuoi? 10 euro? No, io voglio niente. Un euro? Ma niente. Niente? A posto, vedi, niente di dopo. Mica ti avevo detto che ti davi i soldi, era giusto per sapere. Se ti ho volevi i soldi, avrei detto no, non ti do niente. 6 Plus, qual è? SP, no? Sì. 6S, 6 normale, non era rivolto a te, certo. Adesso ti sei alzato, le prese. Non ho capito. 6 normale, 6 super, perché è 6S, no? 6 super, no? Ok. Ognuno con me si fa. Accendiamo anche questo. Ci sono le righe? E l'ho messo prestigio però, Hai visto quante righe già? Sturbi! Non l'ho già rovinato, spero, no? Già è stato massacrato questo, Dammi quell'altro schermo della ragazzina, va. No, ancora non è proprio massacrato, però insomma stiamo giù di lì. Dammi pure questo, va. Cosa ti dico? Ti scrivo! E questo è entrato meglio, Più semplice già. Madonna. E il connettore del CD che entra un po'... Ma c'è sta il connettore? Sì. Chi è che sta facendo rumore? Sei tu, Max? No. Sento come l'acqua. Gianni! Ma che mai dato? Sono tutti così questi? Lo senti l'acqua? Io mi sto preparando. E questa è la novità. Ma non mette Viva l'Italia, cioè l'inno d'Italia questo? L'ha messo prima. Quando? Non mi ricordo. No, ieri, stamattina, mo stiamo stasera. Niente, fanno le righe. Ne hanno tutti quanti sistemati questi display, Ce ne vuole uno buono per vedere. Comunque il tuo sta in cerco. Cavolo, l'ho trovato? Li ha messi bene quei C. Dammi la tua scheda, va, fammi controllare, perché tu non mi conosci, io non so chi sei, so che hai cancellato. Tieni, prendi questo schermo che purtroppo fa le righe. Giusto una cosa, mentre che tu stai facendo, vedi se ci sta 280 qui, perché ho visto poco fa sul software, no? Che sui layer qui doveva starci 280. Se qui non sono a 280, il problema sta qua, non stava
nei due che ho tolto. Almeno sappiamo dove sta, no? Capito già? Sì, sì. Ci sarà 280 secondo te? No, 290. Più o meno quello? Vediamo, eh. Allora sono i primi tre. Vado, eh. Quanto è scritto là? Niente. Ecco perché, lo vedi? Qui sta a 1. Ecco perché il valore è abbassato. La resistenza passava il corto che sta qui su quella linea. Abbiamo trovato il quizibus. Ora chi è in corto? Perché qua c'è tutto acceso, mamma mia, c'è acceso il wifi, c'è accesa la baseband, c'è acceso il power baseband, tutto si è acceso. Chi ha spento la luce? Oh, qui avremmo un colpo di fortuna se su questa linea, che adesso vi faccio vedere ragazzi, riusciamo a trovarci un condensatore in corto, perché qui è tutto acceso. Che cos'è che non è acceso? Guardate qua, tiè. Tutto è acceso. Quindi se non riusciamo a trovare un componente singolo, tipo un condensatore, è meglio che... Non è che non possiamo staccare la baseband e tutto il resto, però sarebbe più conveniente per questa scheda che troviamo un condensatore in corto. Poi lo vediamo. Adesso diamo un attimo un'occhiata alla scheda. Dove l'ha messo il 6? È questo? Sì. Tolgo questo qui e vediamo un attimo la scheda che stava lavorando lui. Questa qui. Ha saldato dei componenti qua dietro. Voglio vedere come stanno messi. I componenti sono nuovi, quindi dovrebbe essere tutto ok in teoria. Vediamo, eh. Siamo sul microscopio. Ha messo questo qui, VTR UFR, e quest'altro, il VTR 1625. Grande. Questo è a 1, quindi è giusto. Un amore così. Questo se la suona. Senta, la power baseband è storta, questa qua. Tu lo vedi? Io l'avevo detto. Io no. Beh, va di passo. E vorrei togliere poi questo pelo di capra qua, lo posso togliere? Sì, certo. Qua su, là su. Sì, chiudi la finestra che c'è Freddie Mercury. Guarda qui. E mi bloccano la diretta. Ma no.
Perché sentono sta musica? Tirano fino a mano. Questa è conosciuta. Apposta. Sai, per Claudio Vita non se lo fila nessuno. No. Ma questo sì. Chiudi con la finestra. Madonna mia, se può sentire un po' di musica. Oh. Ma sì che se può sentire, ma mentre sono in diretta mi bloccano. Per una stupidaggine poi riconosco Freddy Mercury, chi sono io? Allora, io lo drizzo perché questo sta pendente di qua. Vabbè. A me non mi sembra così, eh. A te non ti sembra mai? No, però va bene. Io quello che dici tu va bene, eh. Questi ci le sono andati bene. Tutti e due. Ora lo guardo da qua, vediamo se mi sembra sempre storto, eh. Boh. A me sì. Allora, arriva a destra. Questa parte a destra sta più alta di quella a sinistra, secondo me. Ah, alta? Questo di quello pensato. C'è qualcuno che sta suonando il coso, lo sentito già? Mm. È il mio. Che hai portato? Scaccia pensieri? No, è un messaggio di WhatsApp. Ah, ce l'hai così tu il messaggio di WhatsApp? Il Boeing. Uno Spoing? E vabbè. Allora, vediamo di raddrizzare il PM, pubblico ministero. Un amore così grande, un odio così. Perché rimane alzato qua? Perché non scendono, giusto? Ok. Vabbè, siamo messi bene, eh? Allora, dove sta il PM qua? Mettiamoci così. Che cosa? La baseball? Sì, il PM. Ah, sicuramente. Adesso veramente io non so come. Io non ti conosco. No, no, basta. Ora poi basta. Io non so chi sei. Basta. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei già. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso stiamo insieme. Non sei usato manco qualcosa? Quello è un calibro già. Davvero? Sai, io sono perito tecnico industriale. Chi ti ha detto che è un calibro? Perché a scuola l'ho studiato. Mm. Me l'hanno insegnato, era un perito. Sì, era un deperito tecnico industriale a suo tempo. È un 3. Ah sì? Formato a 3? Sì. Hai detto qualcosa? No. Un amore così grande, un amore così,
Ok, si è mosso, no? Lo vedi? Okay. Ma l'hai visto? Ti sei messo gli occhiali? Okay. Okay. C'è una crepa lì. Quale? Questo è sporco, non è crepa. Crepa, crepa. Questo è sporco. Sì. Mi sembra un filetto di... filetto? Quella è una crepa. Sì. Vedi, guarda, vedi. Hai visto? Ho detto che era una crepa. Non c'è più. Ma io ho detto. Un amore con il dritto. Non si sposta, vuol dire che sta bene così. Mm. Io mi sembra, a me mi sembra comunque. A me mi. No, a me mi a te non ti. Esiste. Comunque. A te ti o no? Sì, a te ti. Però sta ancora in cerco, no? Come la cerca? Chi cerca questo? Secondo me sta cercando te. Maria di Roma. Un amore così. Oh, allora sto pesce. Arriva. È il pesce. Tu devi portare il pesce, adesso è scordato. Hai detto sì, sì, sta preparando, sto preparando la macchina. Ah, meno male. Sta preparando la macchina, ma arrivo. Allora. Aspettate. Ma se scongelato. Arrivo. Ma se fai un upgrade? O scongelavo col microonde. Con che cosa l'hai scongelato? Col microonde. Ah. Vabbè. Ma tu ce l'hai con noi. Capito già? Ce l'ha con noi questo? Sì. A mio parere ce l'ha con noi. Non ci vuole portare il pesce. È un cantante. Ma tutti i cantanti sono quelli che dicono non fanno. Mi viene da ridere, guarda. Ah. Sia buono, ti lasci guidare. Mi dava una botta giù. Non so, la toda. Quello c'è la piattola d'arte sotto. Capito? Ah, è resistente agli urti. Hai mosso mezza scheda. Come? Ti si è mossa mezza scheda. Hai capito già? Non ti serve la scheda adesso. Ok. Sta a mettere a posto i mobili. Un amore così grande. Un amore così. Ho dato una drizzatina a questa vago. Un'altra a quest'altra, un po' l'antenna switch. Non funzionerà, ma ci ho provato. Questo l'abbiamo bonificato dappertutto, ma la rete ha detto che non la vuole prendere. Non bonifica. Chi l'abbiamo fatto? Un po' di roba, no? Chi è? È tuo quello. Com'è il mio? Questo è sotto l'unico. No, è tuo. L'hai preso da lì prima. Allora me l'ha sporcato. Sì, vabbè. Ah. Hai capito? Mi sporchi i supporti e poi mi dai quelli sporchi a me. Esatto. E quelli buoni te li tieni tu. Esatto. Ma lo schermo che ci metto qua? Dammi uno schermo, tu. Ma è dubbio. E dove lo vuoi prendere? Lo schermo, dove lo voglio prendere? Sì, casualmente ce n'ho uno là sopra, perché è mio, che sta facendo un upgrade. Ah, un upgrade, sì. Sai cos'è un upgrade? Sì. Qua vedi, upgrade. Mi sembra che ci sia uno schermo di un 6 Plus. Lo usiamo giusto per provare, eh? Sì. Non comincia a rompermi i Plus, eh? No, no. A rompermi i gabbazizzi. Ah, le piacciono i gabbazizzi? Questo è nuovo e originale, fa parte di un upgrade annullante di Giuseppe Ignarelli. Non so se lo ma conosci. Ma lo fa con quello l'upgrade, no? Ma che questo qui c'è da due soldi,
Abbiamo pure lo schermo originale nuovo, no? No, upgrade. È originale e nuovo, nuovo. Upgrade, ho detto, no, lo schermo. No, quello non si chiama upgrade, quello che vuoi dire tu. Sì, come no? Si chiama in un altro modo. Spostamento. Ecco, appunto, non si chiama upgrade. Andiamo su app. Vabbè, uguale, che cazzo. No, ma che mi metto a giocare un 6 Plus? Mo, c'ho da fare un iPhone X, se è upgrade, quello lo farò. Me l'hanno ordinato. Eccola, qua. Ho chiuso, che vuoi? Non si è chiuso? Senti, allora c'è... Il 6 normale, 6 ignorante, 6 super, giusto? 6 super. Sì. Questo è 6 super. Ah no, è 6P, sei un pipistrello. Vale, portano i virus. Il coronavirus? Beh, ormai l'hanno già portato. Ormai ci stanno facendo strage questo coronavirus. Oh, non si inserisce? Vabbè. Allora, andiamo col touch screen. Oppure come diceva mia ex, diceva touch screen. Screen, sì. Dico sì, è cioccolato al latte. Ehi, non entra già, ma che famo? Questo è originale, non vuoi che non può, non può, non è che non deve entrare. Non deve entrare, va. Non forziamo, che sennò poi non forziamo la fortuna, vedo già? Sì. Ok, siamo pronti ad accenderlo. Wap, wap, vai, sta partendo, si è acceso, mela c'è, mela aggiusti? Sì, esiste, lo sai. Mela rompi? Lo sai che esiste, mela aggiusti? Sì, lo so. Ma mica vivo in un altro mondo, eh? Buonasera, Ayub Almarowi. Andiamo? Su... Muoversi. Ma quanto ci metti questo? Niente, no. È un telefono un po' strano, eh? Mm-hmm. Ci sta pensando, vedi? Sta a 7 fisso. Ah, 007, agente segreto, no? Sì. Ma è 009. È aumentato di grado. È partito, come dovrebbe essere partito. Non è possibile attivare il Touch ID, chi se ne frega, serviva il Touch ID a noi. Allora siamo entrati e non Touch uguale, quindi vuol dire che il connettore sulla scheda madre, caro, perché questo display funziona, caro lei. Però comunque qua lei che ho scritto, mi sembra di leggere scritto una cosa che non va bene là. Sì, però ormai è fermo, quindi quello si è fermato pure quello. Ah sì, come no, guarda. Non va bene già, no? Non so che non va bene. No touch. Esatto. No touch, no screen. Boh, ok. Quindi vuol dire che non va. Sì, c'è scritto già, secondo me. Vabbè. Quanto te giochi? Da un gioco. Ti vuoi giocare al caffè? Sì. Vai a fare caffè, va. Tanto hai perso. Vai, va. Allora, questo funziona. Questo touch lo devo riparare, perché come fa a testare un telefono senza il touch? Tu ci riesci? No, non te lasso mai! Roma ti boccia! Non è quello. Tu dici? Eppur si muove, disse quello lì. Quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui 10 colli, erano 10, no? 11. Okay. Sono 7. Ah, lo sai. Vediamo, quanti erano i 7 re di Roma? Ah, 7 re di Roma? Quanti erano? 8. Vedi, che non la sai. I 7 re di Roma. Lo sapevo che 11 erano, dai, su. Dai, che non lo sapevi, se non ti suggerivo. Sì, certo. Sicuramente non li sapevi. Sì, infatti.
Una carrozzella va con due stranieri. Io dico, ma no, Juventino. Poi... Senti, qua c'è sta proprio uno Ma scavo ti posso sapere completo. quanti sono Ma si può lavorare così con te? i re di Roma? Sono 8, Dove sta? Hai sono fatto tutto da 8. solo? Te lo faccio vedere, quello scavo di Pompei là, Dove sta? Che hai lo fatto vedi quel tutto da coso solo? nero là? Tutto da Che solo hai è quel coso fatto. nero là? Che roba è? Che ne Che so ne io? so, ce l'ha messo tu mica io, non Sì, c'era ce prima. l'ho buttato, l'ho sputato. Non sapevo. Ragazzi, l'ha confessato, eh? E le coppiette sono tanti trans. Quanto che bella! C'era un chilo dei cozzi qua. Dermo non va me. Avete sentito? Sì, gli piacciono pure gli ibridi, A eh? me no, a te, No, quelli. se tu Quelli ci vai matto, lo li tiri so. in causa e poi No, sono io che mi io piacciono. non li tiro, stai tranquilla. Sì, eh? Non li tiro perché non mi interessano neanche. Vabbè, La ma ognuno la farina sua carrozzella. ci fa gli occhi che gli pare, eh? Appunto, ecco, fateli tu. Con due stranieri. Gomarcini? Train? Ok. Allora, vediamo se va. Una carrozzella va con due stranieri. Un robbi vecchi te chiede 5 o 6 stracci. Li passerà, sono signori. Io ci sono nato a Roma, te ci ho mandato subito a quel paese e tornaci di nuovo. Ecco, no, l'inno d'Italia, apri la finestra, questo si deve sentire, vai. Metti l'inno d'Italia, vai. Mameli! Se cin da la testa. Si sente Max? È andato via Max. Non c'è più. È morto. Fratello, aiuto, aiuto. Non si attacca il connettore. Eccolo là. Ha fatto cric croc. Vediamo. Insomma, potrebbe entrare meglio, eh. Siamo pronti alla morte. Vito, io chiamo, chiamo, chiamo. Hanno fatto l'applauso, è finito, va. Il DJ stacca a quest'ora di sera. Quanto ci ha messo? Mezz'ora? Mezz'ora di suonata e passa la paura.
Farei questo. Senti, non è entrato bene, fate righe. Ce l'hanno con te già, senti, sì. Gigi Don. Sì. Lo metto uno che dice torna a casa mamma. Torna, vieni qua. Stiamo tanto bene. Io il tuo papà. E devi smettere la parola. Oh, fai come ti pare, io ti ho fatto un suggerimento, eh. Guarda, è quello benissimo. Ah, è quell'altro? Sì, per io il mio. Quello lì che bisogna resettare? No, no, no. Quell'altro ancora? Quel P8 Light mio. Ah, quello che piottava? Che avevamo. Quello che piottava? Riparato l'antenna. Ce l'hai ancora? Eh sì, ce l'avevo dato a mia zia. Mo non gli via bene. No, te l'ha rimandato? Oggi mi ha detto, oh, non trovo, non tanto io so quello che è. A buttarlo, no? No, non ti va bene. P8 Light? P8, che fine ha fatto P8? Cioè, beh, l'ho scaldato alla grande. Si è incollato per terra questo. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno. Ci puoi giurare? Sì. Amo. Beh, mo mette i numeri migliori però, eh. Prima mette tutti i numeri bassi, mo qualche numero alto. Solo sta a mettere, no? Certo. 20, 10, 18. Ci possiamo quasi giocare all'otto. Ormai però tardi, hanno chiuso. Tanto vince sempre la statua, non è che vinciamo noi. Tu gli dai quello che gli dai, quello che gli dai. Grazie. Andiamo! Non andiamo, questo è troppo tempo, non è in 7. È in 6. È partito. Sono partiti. C'è sempre scritto cerco. Non so cosa vuole, ma cerca. Vediamo se funziona, mo. Ma che. Anni. Ah beh, però questa non mossa l'ho fatta, guarda. Guarda. Se faccio così, la sola si muove un po', vedi? L'hai visto? Guarda. Lo vedo, vedo. Farfalla, ma non è che si è rotto il lecci del touch, no, tante volte. Mo questo qua, che pure sto schermo non mi funziona, mi puzza, Lo vedi là? Quello lì esce quando sì, il touch non va. Il connettore che ancora era sporco. Come? Oh sì, ti ho attacciato, visto, ho fatto ok. Un ok l'ho fatto. Torna a casa mamma. Si è pure aperto il menu. Coronavirus, i negozi sono chiusi in Italia e in Germania. Questo è il 25 marzo. Ma com'è che è aggiornata la notizia? Tempo di... Già lo usava per 38 minuti, basta, no? Il titolo. Niente. Il touch non va però granché, eh? Che dici? Non mi sembra che funzioni tanto. Però cerco, mo non mi dica che non è aggiornato. Manca il filo al modem, il touch non funziona. Questo telefono è quasi riparato. Ok? Vabbè, già, che facciamo? Lo vuoi cambiare? Vuoi vedere se tante volte dice il touch si è fatto a pezzi? Comunque, boh, siccome ci dobbiamo togliere il dubbio che sia il mio schermo, mi pare strano però, prendo la mia scheda. Se non fa nessun senso. È qui che è ancora il sozzo. Tu dici? Ma no, un dubbio mi assale. Max, il pesce è pronto? Se sta a scongelare. Ancora? Avevi detto che era già pronto. Ci vuole un po' di tempo. Ho capito, va. Gianni non ce la porta il pesce, ha detto. Cioè, sta a pian giro. Non gira lui, perché si è capito. È lì già il dovere. Poi lo chiappa, dice, tu porti il pesce. Volete un po' anche voi? La risposta è, volete un po' anche voi? Ma porta, ce l'ha sul posto. E quindi, dopo che tu dici, volete anche voi, secondo me, azzù, guarda qua. Tutte righe. Già, che mai dato, mo? Mi sei rovinato pure lo schermo a me, mo. Mannaggia la pupazza. Ma porca miseria.
tu quando dici un po' di pesce, i poliziotti ti lasciano passare sicuro, eh? Come no? No? Non lo vogliono il pesce tuo? Tu gli dici che è pesce decongelato, abbattuto. Non c'è virus, non c'è niente. È partito bene sta botta, va. Tutto bianco. Allora, schermo bianco, iPhone nero. Giusto? No, aspetta, no. Mela nera, schermo bianco. Boh, non mi ricordo. Sì, dovrebbe essere questo qua, un iPhone bianco. Quindi questo schermo non sarebbe adatto per lui. Claudio Forgione, buonasera. Questa sera è arrivato tardi però, eh. Ah, ma il 6 Plus è proprio lento, ma dove va? Figlio cielo! Eccoci qua, vediamo se taccia. Sì, taccia, lo schermo è buono già. Taccia, parla tanto, taccia. Ok, appurato che lo schermo mio originale è buono. Andiamo a rilavorare sull'iPhone X. Metto un attimo qua lo schermo. Avevamo detto che poteva essere una linea. Questa linea che abbiamo evidenziato potrebbe essere un condensatore, si spera. Potrebbe essere anche il C, è già pulito. Stavolta non è una messaggio. Chi è questo? Ah, che ne so, io non lo Che messa è conosco. questa? Io non ho, so Pronto? chi è. Dunque. Ciao, sì. Deve Anche io essere manco sbarrito. riconosciuto sia. Ah, Certo. va bene. No, c'è il Non numero di sapevo. telefono, finisce 250. Dunque, qui sembrerebbe che è ancora rovinato sto connettore. Sì, se lo vedo sì, se no no. Pure io se lo vedo lo vedo, se non lo vedo non lo vedo. Che domande sto ragazzo. Sì, il tuo telefono. Ah, è quello del Ma telefono? no, è che c'è un problema su una antenna. Sta girando ragazzi, Penso eh. che sia Sta rotto. inventando, sta componendo. Ya sta in carta. Gliela sta incartà, bravo, hai capito, no? Sta inventarci, sarebbe un problema qua, forse là, sai, da quell'altra parte lì. No, no, mica no. Vedi, no, no, l'ha detto muore, no, no, no. Oh, ma non entra sto connettore bastardino. Mamma mia, ma come faccio a metterlo dentro? Ha un connettore che non si inzippa. Diamo una scaldatina. I connettori di ricambio sono un po' così. Ma no, ma Mo gli sta proponendo un telefono usato, vedi? Ce l'ho già un telefono usato, eh. Usato bene. quello lo so, lo so, Ah, lo sai, meno male che lo sa, ma ha detto che lo sa, eh. Ah, non sta a parlare con me, mi sa. Vabbè, lo sa però. no, Allora, non da le Android, CD. sempre Android, sempre lo stesso sistema. Ah, gli danno Android. No, non gli dà. C'è un S9 già. S9 Va bene, anche Plus. il laboratorio. 5,50 e passa la paura, su. 128 giga. Perfetto. È molto tardi, aspetto. Vabbè, ti sconto 12 euro perché mi sono rotto. Massimo, sai che mi sono rotto la parte di dietro del mio S9? Quello che t'avevo cambiato io lo Quello che schermo. mi ha cambiato lo schermo nuovo, sì. Mi si è rotto quello di dietro, mo. Va bene, è caduto? No, ce l'avevo in tasca, l'ho Sì, fracassato. così il bambino Meno sorride, sì. male che ti sei rotto lo schermo. No, no, ma non nel Vabbè. senso che l'ho preso. Si è scivolato dalla tasca sul Sì, sedile quello sta e si è sempre in camera rotto. sua attaccato al computer. Allora, vediamo un po'. Certo, mo Vai. sono 12 Step giorni by di step, partiti. tutto. E per l'ennesima volta già fa il difetto. Questo è l'IC del touch, non mi vuoi sentire quello. Guarda là che difetto che fa. Lui dice che no, io dico che sì. È Ma quello è l'IC quello nero, Giuseppe. glielo ho detto, dice di no, no, è il connettore.
Ogni volta Va a parlo funzionare, ma con forse il ticello, dai. Ogni volta scalda oggi, parlo scalda con il ticello. domani, scalda dopodomani. Ponticello M1 e vai. Eh? Le fa Ponticello. Sì. Però mo il voltaggio è migliore rispetto a prima. C'ha quasi un assorbimento, prima c'era nulla. Hai Guarda che fa. visto? Oh, c'è anche Claudio che sta chiamando, eh. Sì, Buonasera. Buonasera. Stiamo in diretta su YouTube e Facebook, vuoi partecipare? Con le mani. Basta che ti entri sulla mia applicazione e ci vedi. Niente, Go to meeting, no, ma c'è un cartaccio rotto oppure il connettore che non va già. Qualsiasi cosa. Ti mando il link. vabbè. Io cambierei, vabbè, no, levalo, chiudi, Ti spegni. mando il link, Gla. Pronto? E devi mettere il codice adesso per entrare alla. Ti do il codice allora. Senza codice non entri, aspetta, te l'ho detto, eh. No, basta l'ID. Aspetta, lo devo vedere che la memoria non lo so. Ah, mamma mia, che qua ti rompe sto coso. Oh. Aspetta, devo abbassare la tendina di Questo WhatsApp per leggertelo. Allora. è da ricambiare. Ora è 759 396, scusa. 759 936 597. Ti farà entrare, tu lì vedi la diretta della diretta, perché stiamo mandando YouTube sulla mia qua dentro, diciamo. Hai capito? Senti. Adesso io ti sento, tu mi Adesso senti? sei online, possiamo chiudere la chiamata. Entrate, Sì, ti entrato. sentiamo, Ciao senti pure gli Claudio. altri, senti che tu parli e ti parlano. Senti che ti stanno parlando i miei altri partecipanti? Claudio. Claudio? Dottor Claudio? È sparito? Vabbè, io direi che questo qui lo diamo per assodato che non va. Ma è scomparsa. Voi vedete bene in diretta? Adesso si vede bene, meglio di prima. Ok, perché io, siccome sto partecipando col telefono, non vedo nulla. Perciò stavo dicendo. Allora, io qua, su questo X, dovrei fare una prova e vedere. Io però adesso su YouTube vedo ancora quello che ho fatto già tre anni fa, eh. Vero? È una cosa che già ho fatto prima. Noi siamo più avanti su GoToMeeting. Ok, intanto io vado avanti perché se adesso seguo quello che sta scritto qua mi perdo. Allora, dove sta? Eccola qui. Dunque, su sta applicazione apro WinGC e vado a vedere il condensatore. Che potrebbe stare in corto. Mi senti? Claudio? Claudio? No, Mi senti, è Gra? uscito, C'è qualcuno? Giuseppe. Sta qui, mi ha chiamato, ma non mi sente. Sì, ma su GoToMeeting è uscito. Lo so. Se mi sta chiamando vuol dire che. Ah. Ma che c'hai, io? Le cuffie? Sei entrato nel gruppo, ti hanno visto, eh. Ti hanno visto e ti hanno anche sentito. Lì ti chiede di mettere il nome. Una volta che hai messo il nome ti sentono tutti e puoi partecipare. Comunque io stavo cercando di vedere dove sta sto cortocircuito. Facciamo una prova col condensatore qua.
cosa stai attivando? Allora, vediamo un po'. Chi è che sta dormendo? La moglie. C'è qualcuno che sta dormendo? Sì, mia moglie, Elisabetta, ha fatto lo sbadiglio. Deve dormire accanto a te. Sì. Ok, va bene. Ciao. Ma era entrato Giuseppe. Dice che non si è visto, ha pure salutato. Non si è reso conto, secondo me. Perché non mi dà alcun. Dunque, questa è la 1.8S2. Questa è la linea che sta in corto su questo telefono. Mo' bisogna vedere dove sta il corto. Che qui dovrebbe essere 290 di resistenza a massa e invece sta a 1. Io sto cercando con lo short di vedere se c'è un corto, non mi dà niente. Mettiamo il voltaggio a 1.8. Adesso stiamo a 1.8. Vediamo se con 1.8 esce fuori qualcosa. Allora, il condensatore è questo qui. Vediamo se adesso sfriccica. Manco per idea. Non succede nulla, quindi è l'integrale eventualmente. Vediamo se si fosse tante volte tolto il corto. Allora, 280, invece abbiamo, ecco, se già si è tolto, che sto short killer è un mago. Stava a 1, adesso sta a 2.90, perfetto. Solo che io ho un problema. Io ho tolto l'FL e il condensatore sul touch, li devo rimettere se voglio che touch. Max, ti hanno suonato? Sì, WhatsApp. Allora, vediamo se è tornato 500 il valore dove non c'era, visto che adesso il problema qui è risolto. C'era 1.004, adesso se c'è 500 stiamo già un pezzo avanti. Tolgo WinGXE. Vabbè, vediamo se c'è o non c'è. C'è o non c'è? Vediamo subito. Questa è la quota da 1.009, qui deve essere 500. Ai. No, sto a rovescio. Era 1.005, ma stava a rovescio. Vediamo col puntale giusto. Allora, 500, 1.009. E c'è ancora 1.004 qua, accidenti. Però mi mancano i componenti, potrebbe essere per quel motivo che c'è. Torniamo a misurare la corrente di prima, dove c'era il corto. No, adesso sta a posto. La 1.8 non sta più in corto. Che casino sto telefono, sta scheda, perché questa qui me l'hanno portata morta. Adesso sta in boot loop, se la scheda è in boot loop, questa sta a posto. È caduto solo al 10° piano, Piccolo botto. Allora, vediamo qui quanto c'è. Sì, 1.005 più o meno. Allora, vediamo intanto se non sta più in boot loop, perché se già non sta più in boot loop, siamo un pezzo avanti, rimette i componenti e avremo un telefono intero che funziona. Questo è un 256, iPhone X su 256. Anche se io c'ho tutto questo telefono, c'ho schermo, c'ho vetro, c'ho Face ID, tutto. Il cliente me l'ha lasciato, ha detto non ci voglio spendere, tienilo. Ho detto se proprio me lo vuoi dare, me lo prendo. Voi che avreste fatto? Non sento più l'eco della mia voce. Dove ce l'hai i connettori? Quali connettori stai parlando? Sempre quello. Stanno lì, nello scatolo, c'è scritto. Mi sta a scaricare l'iPad. Tra poco mi muore.
fatte. Allora, ho accoppiato il terminale, mettiamo lo schermo, accendiamo e vediamo se non sta più in bootloop, ma partisse stavolta. Questo è uno schermo. Mettiamo l'LCD. Il touch non funzionerà in quanto mancano i due componenti, però noi andiamo a vedere intanto se parte e non sta più in bootloop. Ok, se parte c'è una ragazza sulla copertina con un ragazzo allungati su un letto, che l'ho fatto partire una volta ma con un altro, con l'altro layer. Allora, vediamo, accendiamo, diamo corrente, via, a partire, sta partendo, non so se poi andrà in bootloop. Questa è la mela, partirà completo o si bootlooperà di nuovo, non lo so, vediamo. Qui abbiamo eliminato già diversi problemi. Ah no, eccolo, sta in bootloop, vedete? Arriva a un certo punto, si resetta e riparte. E ancora quindi nella stessa situazione. Adesso riparte, ecco qui la mela. E farà così per sempre. In questi casi converrebbe, una volta che si vede che è tutto a posto, fargli fare un reset, un ripristino, no? Mettendo un DFU. Dunque arriva ad assorbire fino a 0,28 e poi si azzera e torna indietro. Vediamo adesso, ecco qui, torna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dopo 17 secondi si azzera e poi riparte, guardate, contiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, beh, intorno ai 17 secondi parte in loop e via, non dura tanto. Purtroppo questo è ancora in loop, mo bisognerà fare ancora ulteriore diagnosi per vedere, a parte quel corto che c'era sullo neotto, se anche da qualche altra parte c'è un problema. La parte di sopra comunque sicuramente non sta non c'è problema, perché parte però con un altro layer, non con questo qui. Signori, io vi lascio, mi sta morendo le tazze. Ciao Max, ciao. Sì, ci vediamo. Ciao a tutti, ciao, ciao Gianni. Ciao. Ciao. Allora. Ciao. Sì. Dunque, questa memoria, vediamo se ho detto la giusto, se questo qui fosse veramente da 256 oppure solo un semplice 64. Dalla sigla qui si capisce. Allora, H23FG8 dovrebbe essere un 32. Allora, esiste 32 la Phonix? No, allora è un 64. Adesso mettiamo questa sigla su internet e dalla sigla riusciremo a riconoscere. Oh, qui c'era un corto, qui vedete? Ah no, scusate, non state sul microscopio. Un altro problema che ho eliminato è qui. Qui vedete, ci manca un condensatore qui vicino accanto alla NAND. Questo era un corto, questa linea, e questo è stato tolto, però purtroppo oltre a questo, che forse anche questo è della 1.8, lo stesso corto che abbiamo trovato pure all'interno, andiamo, curiosiamo, questa qui è la stessa linea 1.8 oppure no? Andiamo a curiosare, ragazzi, secondo me sì. Allora, questo è il software, no? Se noi ci portiamo adesso sull'altro layer, troveremo se c'è anche quello lì. Arriva Tigro, Allora andiamo per esempio davanti, questo con, no, questo non è davanti ancora, stiamo qui, andiamo qui, facciamo così, vediamo se c'è anche la memoria accanto alla NAND, che è accesa, no, non è accesa, vedete?
quello che ho tolto è questo condensatore qui all'angolino, questo qui. Questa qui è la 1.8 IO, è un altro tipo di 1.8. Quella di poco fa non era 1.8 IA, ma era 1.8 S1, mi sembra. Per cui non è questo il problema, è un altro. Ok. Comunque sia, qui è stato già risolto questo corto, adesso ce n'è un altro, non c'è più. Sicuramente ci stanno altri problemi, perché visto che fa il boot loop, ci potrebbe essere anche un problema di batteria, no? Perché, no, diciamo di tristare o qualcosa del genere. Vediamo un attimino, prendiamo una scocca e misuriamo se c'è un problema di questo tipo. Questa è una scocca, la colleghiamo. Ecco qua. Prendiamo il T-Star Tester e vediamo se ci fosse un problema di O2, Q2, eccetera. Ci ho collegato una scocca sopra, togliamo il microscopio, ci mettiamo questo. Ai ai ai. Ok, è entrato. Ci dobbiamo girare per vedere cosa dice il T-Star Tester. Adesso partiamo col test, start. Vediamo cosa dice riguardo a questa scheda. La connessione è ok. Ora sta facendo il test delle varie linee. Mi sembra che va abbastanza veloce, quindi è probabile che non ci sia alcun problema. Qui si è un po' fermato, 63, 70, 84, ecco qua, ha finito tutto. Vediamo cosa dice. Passato, dice non c'è nessun problema. È tutto a posto per quanto riguarda Tristar, Tigris e MOSFET. Ok. Allora, quel problema non c'è più. Dove sta adesso il problema? Dobbiamo cercarlo. Purtroppo non ce lo dice da solo. Uno abbiamo individuato su quel 119 che è relativo alla linea del touch, poi sono da rimettere a posto un condensatore NFL. Vediamo i vari problemi principali che ci possono essere. Andiamo a controllare la NAND, per esempio. No, volevo dire chip di wifi, scusate, ho detto NAND, senza volere. Allora.
Qui c'era un condensatore che è stato tolto, probabilmente era in corto. Qui vedete, anche questo era in corto, è stato tolto. Ok, andiamo sui layer per vedere più velocemente se c'è qualcosa che non va. Allora, vediamo. 280, 280, 290, 500. Questo è nulla. Tutto a posto. Prima riga, all. Andiamo avanti. Questo è un... Thank you.
Allora, questa qui c'è un problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Allora, sulla 11 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 620 dovrebbe essere, fa capo all'IC dell'audio LU4009, 620, e invece non c'è 620. Ricontiamo, Allora, la blu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dalla blu sono 12, quindi se andiamo qui, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Oddio, dalla blu sono 12, no? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Dalla blu sono 12, compresa la blu sarebbero 13, quindi se la blu è questa, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, nove, dieci, undici, questa. Si è spento il multimetro, perfetto. Thank you. Allora, questa è la blu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'è un corto sotto l'IC dell'audio, quindi invece che essere 6 e 20 stiamo molto più bassi. Anche questi altri vanno sotto l'IC dell'audio, un po' il 6 e 90, sì. Il 500 no, quindi anche il 690 forse non c'è, vediamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, questo 7 e 16 c'è. Dovrebbe essere 500, sta 7 e 16. Questo è all, sì. E poi ci sono due ore finali. Sì, allora, quindi la S51 ci segnala un problema, no, S52 ci segnala un problema sotto il C dell'audio, a meno che non ci sia altro, vediamo un po'. Credo che sia solo il C dell'audio su questa. Ah, no, c'è anche l'altro C. Sono due C, no? LU4009 e LU5000. Uno dei due deve stare in corto, se non tutti e due. Pure qua l'IC dell'audio quindi danno fastidio sull'X. Bene. Allora, non ci sono condensatori o altro sulla linea, ma solo i 2C. Nient'altro. Oddio, si è spostato questo. Quale sarà quindi a avere il problema? Qui si è spostato tutto. Io non ho cliccato niente. Dunque, era questo? Sì. S50, no, 720 era, mi sembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sì, è questo qua, S52. Ok, dove sarà il problema? Solo quale sotto quale dei due? Questa è l'enigma. Allora. Dunque. Vediamo un attimo, se fosse l'S5000, altre piazzole che vanno sotto lui dovrebbero anche non funzionare. Quali sono? Vediamo un po'. E 7, eccola, la quarta, da 7 e 10 qui sull'angolo, probabilmente non ci sarà. Vediamo. Uno, due, tre, questa. E infatti anche questa linea non è 7,40 ma è 7, quindi siamo più certi che l'IC dell'audio ad essere guasto dovrebbe essere il 5000. In questa piazzola è condivisa anche questa? Vediamo un po'. No, su questa linea c'è solo lui 5000, non c'è nient'altro, e quindi vabbè, vediamone ancora un'altra. F7 e all, quindi no. Questa C7 è in comune, quindi no. D7 è quella, no, questa è un'altra,
che sta invece che sulla quarta, sulla terza, e anche questo abbiamo 7,40, no? Vediamo se sta anche qui in corto. No, questa va bene. La quarta no, eccetera. Quindi se togliamo l'IC dell'audio dovremmo aver risolto il problema di questo iPhone e dovrebbe finalmente partire. Andiamo a lavorare. Quindi anche sugli X stanno gli IC dell'audio che rompono le scatole già. Hai capito? Capito. Ma tu che hai detto? Esatto. Era quello che mi stavi chiedendo? Sì. Ma io lo sapevo, perciò ti ho anticipato. Allora, abbiamo protetto il resto, queste IC dell'audio U5000 lo togliamo e vediamo se in questo modo si risolve, perché non è detto che togliendolo risolvono. Dunque, salutiamo Ciro Sarno che ci fa i complimenti. E poi salutiamo Doro. Giuseppe, che si dice a Roma? Che si dice? Non ci fanno uscire, che vogliamo dire? Siamo chiusi in casa pure qua, Doro. Allora, andiamo a abbassare la velocità del vento perché è troppo alta. Ok, e togliamo questi C dell'audio. Questo è più lungo e più corto? Sì. Pare che se toglie facile, eh. Porca miseria, ma che c'hai? Ti hanno attaccato con l'attack?
Aia. Andiamo. Mettiacci tua chiappa di pulsante per aiutarci. Cosa possiamo mettere per fermarlo? Così. Questa scheda si muove. Allora, la mancanza della palestra sinceramente non me ne può portare di meno, perché in palestra ci andavo, ma mi ci portavo per forza, per cui sinceramente non è che mi importi tanto. Invece quello che mi manca di più è poter uscire, non è che uscivo tantissimo, però ogni tanto mi sono segregato in casa. Poi siccome io mi piace lavorare, sto sempre a lavorare. Ieri sera mi sono fatto 6 ore di diretta, stasera già stiamo a 2 ore e 20. Il corto l'abbiamo trovato. Se questo parte come dovrebbe partire, per ora ci fermiamo. Non è detto che lo devo riparare stasera. Di per sé, quando ha tolto il corto e parte, l'ho già riparato. Basta solo rimettere le parti, no? I pezzi, rimettere i pezzi insieme. Vediamo. Qui sotto c'era tutto un macello che stiamo pulendo. Ecco qua. Non c'era la colla sotto qui. Era solo duro da togliere, ma niente colla. E poi vabbè, bisogna dargli l'aria nel posto giusto. Comunque, adesso le piazzole a noi interessava che fossero libere una dall'altra, per vedere se così quel corto che lo mandava in loop è scomparso. Dovrebbe non esserci più il corto. Puliamo bene, poi andiamo ad assicurarci che abbiamo risolto la questione. Ok. Bene. Questa cadendo ha fatto un sacco di danni, sta scheda. Dovrebbero essere finiti i danni, speriamo. Ora vediamo se parte. Se parte vuol dire che i danni sono finiti. Sono finiti i tempi cupi. Allora, dunque, abbiamo qui
l'accoppiatore con tutto il resto. Vediamo se adesso non c'è più il boot loop. Allora, siamo quasi pronti. Io, allora, allarghiamo il campo adesso, così vediamo se è tutto ok. Abbiamo accoppiata la scheda, andiamo a mettere i connettori vari. No, prima mettiamo i connettori, va. Schermo. Senti freschetto già? No. No, io lo sento un po'. Alle gambe più che altro perché sto fermo. Quando vai in palestra ti riscaldi, quindi mi dava una spinta in più. Qui adesso la palestra ha chiuso proprio completamente. E chissà quando riapre. Capito? Sì. La comodità è che era aperta 24 ore. Certo, la notte non ci andavo. Andavo magari la mattina presto. Però qualche volta che sono andato, non proprio tardissimo, c'era gente, eh. C'è sempre gente lì. Allora, siamo pronti a vedere se è andata a buon fine la nostra riparazione. Accendiamo. Ok, è partito. E speriamo bene, che se adesso parte completamente senza andare in boot loop, vuol dire che l'abbiamo riparato. Prima andava in boot loop dopo 17 secondi circa. Vediamo adesso. Oh, intanto scrive i numeri che non avevo mai scritto prima. 35, 45, 42. Prima arrivava massimo a massima a 28. Adesso mi sembra che vada molto bene. Stiamo anche ad 1 ampere. Dovremmo averlo riparato, in teoria. Se compare adesso quei due ragazzi sul lettino, invece che andare di nuovo in boot loop, il touch non dovrebbe funzionare, che ci ho tolto due componenti. Sta pensando se partire oppure no, però mi sembra che adesso non è più il boot loop. Rimettere l'U5000, rimettere l'U3006 che ha tolto, rimettere la FL condensatore, l'altro condensatore, e questo è tornato nuovo di zecca, usato. Fai bene Doru, impara, anch'io vorrei imparare, ogni tanto guardo qualcuno molto bravo che, da cui cerco di imparare, anche se alcune volte fa cose che già so, però, e che vuoi fare, intanto magari guardi il modo di procedere diverso. Ultimamente stavo guardando un tedesco, bravino, mi interessava guardare più che altro cose avanzate, non le solite cose che diciamo conosco bene. Fermo, perché non vai? No, spero che non ci sia ancora un problema. Il boot loop adesso non c'è, come vedete, no? È probabile che mancando l'IC dell'audio, che gli ho tolto, mo prima che parte dice, mo che faccio, parte anche senza IC oppure no? Questo ce n'ha 4, come l'iPhone 7, come l'iPhone 8. Insomma, mancandone uno, è come se tu c'hai due reni, te ne tolgono uno. Certo, non campi proprio benissimo, ma insomma, meglio campare con un reno solo che morire, no? Sta partendo, ecco, ha fatto adesso quasi l'avvio, ma si è fermato. Naturalmente si accorgerà che non c'è il Face ID, ma sono fatti nostri. Boot loop non c'è più, quindi era proprio quell'IC che gli faceva. Oh, sui layer possiamo poi vedere il resto, che cos'altro è che non funzionerebbe, eh. Immagino che forse ci sia anche altro qua, perché la botta l'ha presa bene. Ora abbiamo trovato una linea in corto e lo short killer ce l'ha eliminata, la 18SI S2. La 18V1 l'abbiamo tolta noi, era il condensatore in corto. C'era un altro corto accanto all'U3006, l'abbiamo tolto, abbiamo tolto anche il 3006 che scaldava. Abbiamo tolto questo U5000,
Abbiamo trovato il condensatore del ferro, no, non parte però, mi sa, perché avete visto? Ci prova quasi fino alla fine, ma ora è proprio scomparsa la mela. Boot loop sembra adesso essere molto più lungo di prima, perché fa. Vi faccio vedere l'assorbimento, così vi rendete conto pure voi. Aspettate un attimo, che cerco dove sta la camera, che poi qui di camere ne abbiamo tante. Camere, per camera parlo quelle laterali. Allora, questo qua, qual è? Vediamo un po' qual è questa di due. Questa non è attiva. Questa dovrebbe essere attiva, vediamo un po'. Sì. Questa qui, se guardate, qui c'è il mio alimentatore da banco. Adesso sta assorbendo 0,19. Aspettate che però mettiamo, zoomiamo un pochettino, che così è troppo lontano. L'abbiamo messo così per far vedere il piano di lavoro, ma adesso se io la zoomo. Eccolo là, vedete il mio alimentatore da banco, che adesso sta a 9, vedete? Però ha assorbito anche di più, eccolo là, 005, 006, è arrivato anche a un ampere e passa, non ce la fa a partire, mi sembra. Facciamo un attimo un reset, vediamo, Adesso lo faccio ripartire, vi faccio vedere che quando parte arriva anche a 1 ampere, anche di più, guardate. Si è spento, aspettate, devo tenere 4 secondi. Ecco, adesso è partito. 10, vedete, poi scende. 11, 14, 18, 20, 23, 30. Cinquantuno, 80, 70, 91, vedete anche 1 ampere, no? Quindi l'assorbimento crescente lo fa, però poi non si avvia, ci sarà qualche altra cosa ancora. E diciamo che adesso è ancora in boot loop, se vogliamo essere sinceri, no? Ma non è più il boot loop di prima, di poc'anzi, no? Ok, vediamo se riusciamo a trovare ancora anche l'altro problema. Non lo voglio riparare completamente, ma insomma, almeno farlo uscire un po' da quella che è la situazione tragica in cui stava. Infatti il cliente, quando ha capito che c'erano da spendere, perché lo schermo era rotto, gli ho detto: guarda che lo schermo è rotto, è da cambiare. Ah, ok. Guarda che la scocca di dietro è rotta, è da cambiare pure quello, e sono due. Guarda che c'è un corto sulla NAND, ok. Guarda che c'è un corto sul CD. Quando ha sentito la musica ha detto: vabbè, te lo regalo, ciao, e se n'è andato. In fin dei conti mi ha regalato la scheda, che ha detto: vabbè, se la riparo potrei usare per i miei alunni del corso per tecniche di laboratorio, perché poi è come si dice, che se una cosa è rotta, no? Allora, la parte superiore è buona, continuiamo a indagare sulla parte inferiore, che sarebbe questa, no? Questo è il numero del cliente, noi mettiamo sempre a ogni cliente un numero progressivo. Questo è il cliente 1339, che sappiamo chi è lui, anche lui sa chi è. Ed è uno affezionato che ogni tanto ci torna con altri problemi, perché diciamo ogni tanto, come magari anche alcuni di voi, si diletta nel riparare qualche cosa, e purtroppo succede che quando stai riparando qualche cosa non riesci a farla, allora ti rivolgi ad altri. Anch'io, se possibile, mi avvalgo della collaborazione di qualcun altro. Ho chiesto per esempio ad alcuni pure di collaborare con me, non lo so perché, alcuni mi hanno detto di sì, altri no. Nel senso, ah no, non proprio no, no netto, ma c'ho da fare, troppo lavoro. Va bene, non è che ti ho detto che mi facevi gratis, a pagamento, non è che. Non credo che nessuno mi farebbe, cioè, a meno che non sia un amico di consolidata fama, no? Ma in genere tutti quanti si fanno pagare. Anche io, se un amico mi chiede un lavoro, mi faccio pagare, magari essendo un amico paga di meno, però sai, poi io sono convinto di una cosa, che se tu non ti fai pagare vuol dire che il tuo lavoro non vale. Non so perché, ma la penso così, eh. Voi potete pensarla diversamente da me tranquillamente, ok? Allora, vediamo se c'è qualche altro problema. Abbiamo trovato quindi un problema su questo IC LU 5000, ma il boot loop c'è ancora, e c'è ancora qualcos'altro allora. Continuiamo a girare attorno al layer qui per sapere dove sta il problema. Eravamo arrivati più o meno alla 12ª piazzola, vi ricordate? Sì.
io direi di proseguire. Allora adesso qui ci mettiamo il multimetro. Bella vista, dove sta? Eccolo qua. 9,6. Sto inquadrandolo ma non ci riesco. Ah beh, devo zoomare di meno se la voglio inquadrare adesso. Dunque, qual era questo? Ok. Paroma, ai 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 ai, cantava. Allora, un po'. Ecco, adesso il mio multimetro si dovrebbe vedere in teoria. Eccolo qua. Lo condivido così misuro e potete vedere le mie misurazioni. Accidenti. Ok. Dovrebbe essere un po' più alto, ecco, perché c'è il riflesso della luce, se no che impedisce la visualizzazione corretta. Stiamo in modalità di resistenza a massa e dovremmo andare a controllare questi livelli qua. Eravamo arrivati al 12°. Andiamo a procedere ancora più avanti? Allora, il 12° comandamento, no? Allora, eravamo al 12° che doveva essere 6,20, l'S52 e invece era giù. Adesso ricontrolliamo direttamente subito l'S52, se finalmente sta a 500 visto che manca il chilo, mandava in corto, e poi procediamo. Allora, vado a contare. 1, 2, 3, 4, 5. Questo? Ma che sta ancora in corto? Allora c'è anche un altro C che sta in corto. Allora, questo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Eh sì ragazzi, sta in corto pure lo 4009. Auguri! Questo telefono e so 2. Bene. Sì, no, si può fare anche in quel modo, Doro, anche in quel modo si può cercare il corto, ma così l'ho trovato uguale. Lo so, quel metodo lo conosco, Noi preferiamo anche lo short killer in alcuni casi. Comunque qui c'è in corto anche l'altro IC dell'audio, perché mi dà ancora sul 620, ma adesso c'è solo lui, mi dà ancora quel un po' fastidioso, no? Lo andiamo a rimuovere pure questo, ragazzi. Mi dispiace per lui, ma è colpevole di alto tradimento. Ok. Certo che tutti e due i C dell'audio in corto, questa scheda è proprio disastrata, Allora, va bene, andiamo a rimuovere quest'altro IC dell'audio. E so 2, questo qui. Bene. Fatemi pensare da dove entro per toglierlo. Da davanti, quindi mi metterò così per stare più comodo. Da qui con un aghetto lo facciamo saltare. Mettiamo qualcosa sulla baseband perché sta proprio lì. Mettiamo questo per dissipare il calore. Ok. Bene. Andiamo a rimuovere pure quest'altro. Scaldiamoci, buttiamo un po' di flussante e lo togliamo. Attorno non c'è resina e nemmeno tutto. Eccoci qua, siamo pronti. Culo.
Devo mettere qualcosa per fermare la scheda perché, come vedete, si muove. Non ci sono i fermi laterali perché questi scemi di cinesi hanno pensato che qui non ci volevano e quindi si muove. Ok, mettiamo un peso qui, in modo che non si muove più. Non so perché sono così stupidi. Culo, si muove pure così, eh? Accidenti a te. Non so che altro mettergli, ragazzi, perché questo non ci arriva come fermo, quindi sono troppo lontani. Vabbè, scaldiamo di più e togliamo, che devo fare? Era ora. Thank you.
Allora, vediamo se finalmente fa l'avvio completo questo telefono. Senza tutti e due gli C dell'audio. Mettiamo, accendiamo. Ok, siamo ripartiti di nuovo. La mela c'è. Mannaggia a me, stavo spostando e ho sganciato la corrente, bravo Giuseppe. Vabbè, ripartiamo. Ecco un'altra volta la mela. Vediamo se fa l'avvio completo finalmente. Buonasera dottore, ecco Tigro. Buonasera. Ehi, ehi, stupidino. Questi C guasti si metteranno la vita a parte, sempre se parte pure. Non mi dico che sta ancora in butto loop. Ce la fai? Che fai? Rispondi tu? Sì. Bravo. Non ce la faccio. No, io parlavo con la... Sì, sì, lo so. Col telefono mio. Con quello, ma io parlo, rispondo. Ah, tu rispondi di altra roba. Rispondo io. Beh, l'importante è che almeno ha risposto. Se non rispondevi niente... Sono morto. Ok. Qui il corto l'ho tolto, ma mi sa che non parte però. Ci stanno ancora altri impicci. Comunque l'U3000
U3000 non mi ricordo che, quello va rimesso perché quello dovrebbe essere importante. Sta ancora in bootloop perché la mela è scomparsa e mi sa che riparte. È un bootloop molto più lungo stavolta, però c'è ancora. Allora, se non sbaglio c'era l'U3000 e qualcosa che sarebbe da rimettere, che ho tolto, adesso non mi ricordo il nome preciso, ma andiamo a vedere. U3000 è 3004, questo qui è da rimettere secondo me. Vabbè, poi ci stanno anche diversi altri componenti che ho tolto, sarebbero da rimettere se ce la fa partire bene, se no procedere un'altra volta. Ti sei stancato abbastanza? Troppo. Senti, ma quella lì è tua, la butto, che faccio quella butta lì? Quella rossa è tua? Sì, questa è la roba delle corde. Ah, ok, pensavo che era da buttare. No. Basta che lo so. Vabbè. Va buono. Vado domenica. Speriamo. Si spera che sì. Vabbè. Dai, sono tranquillo. Ci vediamo lunedì. A tutto c'è rimedio. Tranne a alcune cose. Non lo so, qui la vedo nera. No, non parlavo di quello. No, ma non parlavo di quello. Ma io non parlo di quello. E di che parlavi? Che la vedo nera. La vedi nera? Sì, è buio adesso. Poi arriverà giorno. Ah, la vedi proprio nera. Meglio nera che bianca, eh. O bianco nera è ancora meglio, eh. Sì, eh. La vedo nera, più critica. Questo non parte, secondo critica me. Critica cosa? Critico d'arte? Sì. E vabbè. Dopo qua la telefonata oggi, guarda, lascia vedere. Ah, te la telefonata quella lì, sì, è vero. Vabbè. A me ne sono arrivate altre telefonate, come tu sai. Anche lettere. Andiamo a braccetto, eh. Hai capito? Mi vogliono bene, mi mandano le lettere. Andiamo a braccetto. E vabbè, ma no, ma tanto te l'ho detto come faccio. Già è scontato che farò in quel modo. Vai. Sì, devo cambiare nome di società. Cambio. Va. Buona domenica, ciao. Serve una testa di legno? Sì, c'è un po' di botte in testa a te? Sì. Va bene. Vabbè, ciao, buona domenica, fai bravo, riposate, che sei anziano. Gianni se ci ha lasciati, qui sulla piattaforma GoToMeeting siamo in tre, sta resistendo imperterrita Alessandra, che non so chi è di preciso, però comunque vabbè. Questo ci avrà ancora altri problemi, però a quest'ora, che sono le 8, è ora di dirgli ciao per ora. Abbiamo risolto 2-3 cosettine, ma pure 4, ma c'è ancora altro. Questo è una miniera di problemi, no? E quindi dobbiamo ancora fare. Vabbè. C'è un appuntamento a un altro momento, non so se è domani, perché domani è domenica, forse domani è ora pure che mi riposo, perché oggi non dovevo lavorare tutto il giorno, ma alla fine allora tutto il giorno, no? Già adesso sono quante ore che siamo insieme, diverso tempo da quello che mi ricordo io, saranno, dunque non so, ma sulla diretta non me lo dice qui, mi dice che siete in 13 in chat dal vivo, adesso 12, però se vado a vedere in internet da quanto è che siamo in diretta, un attimo che diminuisco la tendina, siamo in diretta da lo stream è iniziato, qualità stream dice che fa schifo, sono 2 ore e 51 mi dice qui della diretta su YouTube, quindi sono pure abbastanza secondo me, no? 2 ore e 51, quasi 3 ore. Ragazzi, io vi vorrei salutare, è stato un piacere come al solito, vi ho cercato di erudire su alcune cose che vi possono servire per voi, per le vostre lavorazioni. Per TIC se lo devo riparare perché è così, è mio, mi hanno regalato. Ce n'ho anche di altri, adesso al più presto ho uno swap, sto aspettando la conferma che dovremmo andare il preventivo accettato, non chiedo tanto come soldi, più che altro è che siano consapevoli che se non va a buon fine il telefono è morto e non voglio responsabilità. Questo è quanto, ok? Bene, andiamo a chiudere le due applicazioni, ci salutiamo cari ragazzi, vi auguro buona domenica se non ci vediamo, chiudo sia GoToMeeting che anche l'altra diretta, che sarebbe quella che sto facendo attraverso YouTube. Allora, intanto interrompo quella di GoToMeeting. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per aver partecipato. Ciao. Ciao, ciao. Chiudo. Termina per tutti. Yes. E adesso usciamo anche da YouTube.
siamo usciti da GoToMeeting, con cui diciamo facciamo la diretta di diretta, e salutiamo voi che siete su YouTube. Grazie, buona serata, buona domenica, ciao!